Devo dirvi una cosa, non è quel genere di cosa che si dice molto facilmente ed è quel genere di cosa che credo sia molto meglio che l'ascoltiate da seduti. Sono grasso. Inoltre, la Wizard ha pubblicato questo tweet qualche giorno fa per annunciare che lunedì prossimo ci sarà una nuova lista delle carte bandite, limitate, bla bla bla, cosate. La cosa molto interessante di questo annuncio, come avete già potuto vedere dall'immagine e dal testo che vi ho associato, è che parla esplicitamente di Vintage Legacy e Brawl. Quindi è un compagno. Ma salvate anche questo perché l'avevo già scritto e insomma è anche abbastanza ovvio. Di quale compagno andiamo a parlare? Anche questo è abbastanza ovvio perché più o meno abbiamo un po' ve l'ho anticipato, ma è anche facile abbastanza da capirlo. Si tratterà di Lurrus o di Giruda, che sono due dei 10 compagni che sicuramente hanno impattato molto di più formati come Legacy e Vintage. Allora, io onestamente propendo per Lurrus. Lurrus o tutti e due, ma appunto su Lurrus perché bannare due carte di un'espansione che tecnicamente non è ancora uscita, cioè è stupido anche per me e quindi penso che, spero che la Wizard l'abbia capito. Io punto su Lurrus semplicemente perché Lurrus, come accennavo qualche giorno fa in uno dei commenti di non ricordo bene che video, è come una vocale, puoi infilarlo dappertutto e tutto comunque continua ad avere senso. Cos'è questo rumore? Ok, secondo me è Lurrus perché Giruda sta nel suo combo particolare. Lurrus praticamente sta in qualsiasi mazzo. Qualsiasi. Siccome probabilmente penso sarà il caso di dire che lunedì ci sarà un video relativo a Lurrus e siccome per motivi miei che non vado a raccontarvi, ma non ho ancora finito il video su Ikoria con 30.000 lire, lo facevo meglio, quindi probabilmente non lo pubblicherò domenica, quindi probabilmente domenica ci sarà uno spazio libero per un video. Potrebbe esserci dentro un ottimo spazio per un altro report della domenica Rebound, che però non ho ancora fatto, oppure per buttarci dentro quello che doveva essere il gameplay di lunedì. E quindi avere il lunedì libero per un eventuale video barra commento su questa nuova banned che riguarderà anche il Brawl, che è una cosa molto interessante, ma Legacy Vintage è sicuramente un compagno, probabilmente Lurrus. Per quello che riguarda il ban, i casi sono due. O hanno deciso di risbannare Lutri, che avevano bannato preventivamente, non lo so, non li capisco quelli là, non li capisco. Oppure effettivamente questa cosa del Brawl è un po' succosa, un po' misteriosa, un po' elaborante, ti ci fa pensare e sono aperto a vostri consigli e lucubrazioni e cose che onestamente a me il Brawl sapete che passa un po' da orecchia a orecchia, si porta via un po' di cerume, quindi ok, quindi sono aperto ai vostri commenti in generale, quindi molto probabilmente cambierò un pochettino la programmazione, anche perché tecnicamente, non voglio spaventarti, ma questo potrebbe essere il video della giornata, perché i video che avevo intenzione di fare per colmare la programmazione questa settimana erano dovuti a delle carte che tipo mi sono arrivate 2 ore fa. Quindi devo ancora preparare pure quelli, quindi potrebbe esserci un po' di ritardo in tutto quanto rispetto a quello che avevo detto. Quindi fondamentalmente aspettatevi molto probabilmente un gameplay interessante la domenica sera e poi lunedì il video dedicato al banned barra annunced di Legacy Vintage and Brawl. Attendo i vostri commenti, le vostre considerazioni, soprattutto su quest'ultimo formato. Spero di risentirvi questa sera e se non dovesse succedere, non vi preoccupate che torniamo domani. Oppure,
Sarà la ciccia che opprime il mio cervelletto da primate, sarà che durante questo periodo ho visto un po' troppi episodi del Dottor House. Però ho avuto una specie di mini illuminazione mentre rileggevo quello che hanno scritto. Le leghe di MTGO in questi determinati formati, quindi Vintage e Legacy e Brawl, ma non è un formato, finiranno col tempo dell'annuncio per poi essere ripresa con i seguenti annunci. Giruda era già stato bannato. E se questo fosse tutto solo un'operazione pubblicitaria per attirare l'attenzione su di loro, perché sono delle cazzo di prime donne, e tutto questo è semplicemente fatto per dire, ehi, Giruda è di nuovo legale? Ah, il mistero si infittisce.